Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo delle crome, ma un avviso importantissimo. Se non lo avete già visto, recuperate assolutamente il video che vi lascio qui nella scheda in cui parliamo delle crome e di come si leggono a livello teorico, perché se non avete visto quel video, ovviamente questo in cui do delle cose per scontate diventerà un po' più complicato. Questo è lo schema da cui partiremo. Abbiamo una semiminima, un'altra semiminima, due crome e un'ultima semiminima, per un totale di 4. Do per scontato che sappiate che due crome insieme fanno una semiminima. E le leggeremo così: ta 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 ta. Già come ci suona questo ta 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 ta, ci lascia intendere che la caratteristica delle crome è che si suonano un po' più velocemente rispetto alle semiminime. Avevamo visto nei video precedenti come fare a suonare delle note che durano di più di una semiminima, come la minima e la semibreve. Ma quando dura di meno, come facciamo ad eseguirle col violino? È facilissimo: se il principio delle note più lunghe è di tirare l'arco più lentamente, il principio delle crome è di tirare l'arco più velocemente. Il consiglio che vi do, e adesso lo vediamo sul violino, è quello di memorizzare questa tipologia ritmica: ta 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 ta. Se abbiamo questo ritmo in testa, eseguirlo sul violino diventa più semplice. Ecco perché è fondamentale che andiate a guardare il video in cui lo spiego a livello teorico, perché vi potete esercitare a leggere le crome a voce. E poi trasporle sul violino diventerà ancora più semplice. Prendiamo il nostro violino e ci prepariamo ad eseguire le crome. Ricordandoci questo ritmo, ta, 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 cerchiamo di riprodurlo sul violino, partendo sempre dal punto 1. Quindi il trucco è, arrivate alle crome, muoverle più velocemente. Diamoci come obiettivo quello di arrivare sempre al punto 2. Quindi muovendo in questo caso più velocemente l'arco. Ci può essere di grande aiuto accompagnare a voce quello che stiamo suonando, e quindi ta, ta. Ora, l'esercizio che è comparso qui a fianco, come potete vedere, ci fa fare questa cosa su ogni corda. E potete vedere che alla fine di ogni battuta c'è una manina che segna lo stop. Questa manina che segna lo stop ha uno scopo ben preciso, cioè riprendere l'arco e spostarci sulla corda a fianco, perché questa volta le note all'interno della battuta non sono 4, ma sono 5, per cui essendo dispari non ci ritroveremo all'inizio della battuta successiva al punto 1, ma ci troveremo al punto 2, per cui eseguiamo tutto il mi, ci fermiamo, saremo arrivati al punto 2, ci fermiamo e ci spostiamo al punto 1 sulla corda là e ricominciamo. Proviamo a farlo insieme, partendo dalla prima battuta, quindi corda mi. Pronti, via! Ci fermiamo, alziamo l'arco, ci prepariamo sulla corda là e riprendiamo. Pronti, via! Stop. Riprendiamo l'arco, torniamo al punto 1 sulla corda re e ci prepariamo. Pronti, via! Stop, corda sol. Pronti, via. Ora, questo esercizio, come sempre, lo troverete alla fine e vi invito a farlo più volte. Ma lo step successivo è cercare di suonare due battute di fila su ogni corda. Perché dico lo step successivo? Perché la difficoltà, come potete vedere in questa immagine, è quella di suonare due battute di fila tenendo conto del fatto che l'arcata nella seconda battuta sarà invertita, perché nella prima battuta partiamo in giù, nella seconda battuta invece partiamo in su, e quindi tutto quello che eseguiamo sarà al contrario. Mi spiego a livello pratico. Prima battuta, giù, su, giù, su, giù. La seconda battuta quindi partirà in su, e cioè su, giù, su, giù, su. In modo tale che a questo punto, quando passeremo alla corda là, ci ritroveremo in giù. Ma anche nel caso della corda là, ovviamente la seconda battuta partirà al contrario. Giù, su, giù, su, giù. E al contrario. Su, giù, su, giù, su. La difficoltà di fare questa al contrario è semplicemente che il movimento è diverso rispetto a quello della prima parte. Ma questo non vuol dire non riuscirci. Per riuscire a fare questa cosa, vi do questo suggerimento. Questo esercizio di due battute per ogni corda, fatelo mettendo in pausa il video alla fine e facendo una micro pausetta tra una battuta e l'altra, in questo modo.
bel respiro. Questa micro pausetta ci serve a prendere coscienza del fatto che sta partendo la seconda battuta e che sarà al contrario, perché farlo in automatico genera, scusate il gioco di parole, un automatismo per cui non riusciamo a capire che cosa sta succedendo e quando le battute aumentano ci troviamo in grandissima difficoltà. Questo ed altri esercizi si trovano tutti quanti sul mio libro, dove c'è proprio un piccolo capitoletto interamente dedicato alle crome che contiene ben 12 esercizi. Nel prossimo video vi farò vedere come eseguire all'interno della stessa battuta più crome. Se però volete approfondire questo discorso e fare più esercizi di quelli proposti in questo video, non dovete fare altro che acquistare il mio libro, che trovate su tutti i digital store, no? Oppure potete contattarmi e ve lo posso inviare io. Vi ricordo che mi trovate su Instagram come @elf_teacher e che ovviamente potete scrivermi qui nei commenti se avete dubbi, perplessità di qualche tipo, curiosità, domande. Io sono sempre a disposizione, magari ci metto un po' di tempo ma vi rispondo. Ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e di farmi sapere se questo video vi è piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando, studiate, altrimenti vi sconocchio.